migliore di sempre. Allora, come state? Allora, a posto? Figa fiori? Oggi un video pieno di inseggio. Mi hai fatto male, coglione di merda. Aspetta, chiamo il 118. Sì? Beh, cos'è? Mi stai sentendo con loro? Cos'è, un appuntamento? Stanno arrivando. Va bene. Allora, oggi siamo qua perché dopo l'immensa figura di merda che abbiamo fatto con i campioni di reazione a catena, oggi siamo qui per il nostro riscatto. Figura. Sì? Sì. Mi hai letto i commenti? Sì. Che bravi, Fioi. Ma che... Ma chi? No. Tutti che ti insultavano. Vabbè, ci sta, io accetto le critiche. Basta che me le dicano in faccia. Ragazzi, oggi siamo qui per dimostrarvi ovviamente che nonostante quella palese sconfitta ci siamo allenati. Diciamo che anche questo è stato un po' il nostro modus operandi. Tra l'altro hanno detto giochi lì, cos'è che dici sempre? No, dopo faremo anche qualche inserzione, per carità. Disgiochi. Ragazzi, ovviamente siamo qui anche per ricordarvi che saremo a teatro da d'ora in poi. Da qui ad aprile ci trovate andate in qualsiasi teatro, aprite le porte e ci troverete lì a provare, perché ci teniamo a portare il nostro spettacolo in tutta Italia. Abbiamo una quarantina di... fai così mentre lo dico. Abbiamo una quarantina di date, Roma, Milano, Montecatini, Aprilia, dove cazzo siete gli abitanti di Aprilia? E l'altra cosa è Piacenza, ragazzi, che ci divertiamo. E Sassari, Cagliari, tutta Italia, tranne la Valle d'Aosta e il Molise, perché sono due regioni che fanno cagare. È molto semplice acquistare i biglietti. Come basta entrare nel link, inserite la vostra carta. E acquistate i biglietti. Mi arrivano a casa tramite... Ovviamente sui biglietti di Ticket One c'è scritto che è consigliato ad un pubblico di maggiore età, ma questo non vuol dire che è vietato ai minorenni, siccome le tematiche che andremo a trattare sono... Sesso. E pastorizia. Quindi capisci, cioè, è un mettere le mani avanti, sì. Quindi, e poi ci stiamo avvicinando anche a Natale. Qual è il miglior regalo di Natale se non un biglietto per il vostro caro amico? Quindi Natale, poi appena finisce Natale c'è San Valentino. Qual è il miglior regalo da fare ai fidanzati? Dopo c'è Pasqua e poi è finito il tour. Però prima c'è anche Carnevale. A Carnevale ogni scherzo vale. Qual è il mio regalo? Un bello scherzo. Ho fatto scherzo di Carnevale. Sei obbligato. A Befana. A metà c'è la festa dell'Immacolata. La festa del papà. Vabbè, avete un po' di feste per pensare ai regali ai vostri cari. E questo sarà sicuramente un biglietto del nostro spettacolo. Da visita. Oggi però siamo qui per esibirci. Per esibirci nel nostro format di punta, ovvero... Non abbiamo ancora capito come si chiama, fai così. Si chiama o Intesa Vincente o Reazione Catena. Questo non sappiamo come si chiama. Perché è l'unico nome che non ho dato io. Quindi oggi, oggi lo ribattezziamo ufficialmente. Come si chiama questo format? Dillo guardando in videocamera. Questo non ero pronto. No, vabbè, ma puoi scegliere anche tra quelli già esistenti. Quali erano? Cosa stiamo girando? Reazione a catena? Oppure Intesa? Intesa San Paolo. Non abbiamo fatto Intesa Vincente, disegna, no? Reazione a catena. Mimo o ti indovino? Mimo ti indovino, disegno ti insegno. Reazione a catena. Le regole le conoscete, chi sarà qui dovrà far indovinare la parola, chi sta in mezzo, una parola a testa, non vanno ripetute, mi raccomando, le parole tipo se... No, hai imparato. Se è ragazzo non posso dire il contrario di ragazzo. esatto, abbiamo due passi, vabbè, le regole le decidiamo strada facendo. Va bene. Chi inizia? Io, no, facciamo il tocco come sempre. Vai, bim, boom, bom. 3, 5, 7, 4, 1, 2, 3, in ordine, già siamo già a posto. 6, 7, 8, 9, 10, dai, va bene. Lei è? È difficile qua. Soul enigmista. Sei l'enigmista? Soul enigmista. Pensavo fosse una parola che diceva soul enigmista. No, soul enigmista, quello che ha fatto duplice omicidio in giro per il mondo. Quello è qui? Perché ho deciso di trovare altre tre vittime. Stavo cercando altre tre vittime.
decideva se sarete voi o meno. Uff, vabbè, ce lo farà sapere poi. Signor So, noi siamo abituati a dire una frase prima di qualsiasi... Ah, è vero, mi sto dimenticando. Puoi dirla? No, la dice chi fa. Sì, chi la fa la dice, aspetti. No, voi di solito la dice. Generiamo parole, persone, enigmista, Masatei ti ha invitato a iscriverti al suo canale broadcast. La posso a te. Oh, concentrati, mi raccomando. Non fatemi far figo. Non saprei... È la prima parola, ragazzi. Ah, è difficile. Ma va bene. No, non so come farla. Non so neanche il vero significato. Chi è? Ti seguo, vai. Poi inizia tu per seguirmi. Sì. Fa. Quando. Campagna. E. Elettorale. Per. Farsi. Scegliere. Votare. E. Fabrizio. Fabri cosa? Rapper. Ah, fibra. Canzone. Famosa. Singolo. No, singolare. È singolare? Femminile. Basta. Io ero... Difficile questa, eh? Si lo sarai, eh? Crediamo in te. Cioè, believe your dreams. Quello con un lessico sicuramente migliore del nostro. Ho capito il contesto, sì. Ho capito anche la canzone di Fiba. Hai capito anche la parola? Canticchia. Non mi viene proprio in mente. No, ho capito qual è la canzone, ma... Canticchia. Cioè, non... Come farebbe la canzone di Fabi Fibra? Fabi Fibra è tanta roba. Lo diceva il comandante vecchio che scovale. Come chi vota Lega. Era fisso macanistico. Rap futuristico. Netflix. Rap futuristico. Passo! Dai, che cosa ne io non l'ho cos'era? Propaganda. E allora sì. Propaganda. La fai in campagna elettorale per farti votare. No, non aveva capito, non gli veniva no. Ci sta. Ho detto passo. Vuoi chiedere scusa? Chiedo scusa umilmente a Fabri Fibra e a tutto il mondo. Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo il mio nemico. Che io vinca che io perda è sempre la stessa merda. Non importa quante volte. Ho visto, quanta ne ho conosciuta, sta vita non guarda in faccia a te. Ma in faccia al massimo sputa. Io sputo in faccia, ma impulisco al massimo con la barca della mia giacca. Generiamo parole per briga. Generiamo! Che fai? Sbirci? No, non ho visto. Genere? Film. Dove? Siete più scarsi di uno di sempre, eh? Prima te la sogni la roba che ti avevo servito. Allora, film. Dove? Genere? Film. Non mi sono perso, ripartiamo. Genere? Film. Dove? Trovi? Indizi. Prove. Detective. Lente di ingrandimento. Giallo. Ma era difficile, come... dovevamo dargli un input. Ma no, il giallo è quando c'è un omicidio e poi devo ricostruire la storia. Ma era troppo indizi, poco. Prove. Era troppo poco, era investigativo. Lente di ingrandimento. Era troppo poco. Ma non dico niente. Ah, è basso e perso, è un altro perso. Sì? No? È fatto perso. Va bene, da un altro perso. Due errori. Sì, va bene, decidete voi allora. Ah, era uno. No, non mi ricordo. No, due errori. Due errori, ok. Vai. Vuoi chiedere scusa? Chiedo scusa. Non ho indovinata una. Però le parole sono più difficili del solito. Sì, è vero, meglio, dai. Ho fatto 10 video, 100 parole. Va bene. Generiamo! Chi inizia? Tu. Clima. O. Unità. Di. Misura. Singolare. Temperatura. Forme. Geometriche. Angolo. Singolare. Grado. Che applauso! Questa era sottile, infatti Salvo Sottile avrebbe detto quarto grado. Questa è veramente incredibile. Questa è proprio un questa è veramente sottile, quindi Salvo Sottile. Salvo Sottile nessuno avrebbe capitato questa. Bella questa, ma anche. Generiamo parole per So l'enigmista. Reperto archeologico. Vecchio. Vecchissimo. Primitivi. Neanderthal. Ho capito. Singolare. Fossile. Vabbè, ceri. Nel senso il tema è preistorico. Sì, ma dovevate dire qualcosa in più. Abbiamo detto unità di tempo. Sì. Cosa abbiamo detto? Unità di tempo. Non abbiamo detto. Sì, ma...
non, preistorico non è un oggetto. E infatti mi abbiamo detto no, siamo partiti singolare. Con, no, siamo partiti con. No, perché avevamo. Reperto. Già quello. Reperto preistorico. Sì, ma preistorico è un aggettivo. Non è sedia. Come faccio a saperlo? Devi dirmi aggettivo. Possiamo avere un aggettivo di. Non so neanche, non so neanche se preistorico è un aggettivo, no. Però non è un nome. Un avverbio preistorico. No, è una cosa preistorica, è un aggettivo. Un aggettivo, sì. Ecco. Lei è? Salve a tutti, sono Michelino, un amico di vostro figlio. Bello. Michelino. Di nostro figlio, poi. Ma il comune o amico dei nostri figli? Amico dei vostri figli. Ah, quindi ognuno di noi era un figlio. Come si chiamano i vostri bambini? Franco. Michael. Io? Prego, figlio di Dada, puoi venire un attimo. Vengo. Allora, vieni figliolo. Ecco perché sei così abbronzato, eh. No, è il contrario. Eccolo, figlio. Eccolo qua. Quindi sono tuo figlio o il suo? Tu, mio suo. Ma tu sei amico di Michelino? No, io sono Michelino. Eccolo qua. Ecco chi è. Mi chiamano Michelino. Michelino. Vuoi stare qua tutto il video? Ma sì, dai, facciamo un po' di. Vai. Oh, fermo, eh. Vado, vuoi dire, generiamo? Vai. Dillo. Generiamo! Bravo, oh, sì, bravo. Vedi che è il basso figlio. Serve. Per accendere. Sbagliato. Che coglione. Ah, di nuovo devi fare. Ha fatto di nuovo l'accendino. Possiamo rimettere la clip dove 5 minuti prima ha detto che aveva capito la regola. Gabri, metti la clip, manda le RVM, non ci posso credere. Però questo è stato un errore diverso, ho detto la parola simile. Un attimo di defiance. Vabbè, diciamo che questo è un po' un inside joke nostro. Generiamo! Dove? Viviamo. Paese. Italia. Come si fa l'Italia? Dove dietro? Grazie Mike. Ah, sì. No, stai qua. Vai. Generiamo. Luogo. Montagna. Guerra. Dove ti proteggi. Nascondi. Bunker. Facciamo una puntata online. Dovevamo dire antiatomico, ma avrebbe detto comunque bunker. Rifugio. Aboliamoli. No. Vabbè, ma magari bunker significa rifugio in inglese. Bunker è una parola in inglese. Bunker. Ora. Sarà tedesca bunker. Forse se lo dici bunker. Bunker. Gli inglesi guarda, ma ragazzi, tutti un bunker. Generiamo! Parole per il bunker antiatomico. Insieme di persone. Mamma. Papà. Figlio. Sorella. Gruppo. Famiglia. Bravo! Stavo dicendo collettivo. Collettivo. Mia mamma dice sempre: non siamo una famiglia, ma siamo un collettivo. Io sono una femminile. Insomma, mi rischio. Persona. Bravo! Vedi che porta fortuna Michelino. Michelino, poi. Prego, Grazie, Michi. Bella questa. Vai. Di tutto, cos'è la poesia? Alta. Lunare. Bassa. Marea. Sì! Siamo proprio over the top. Aggettivo per indicare splendore. Persona singolare. Affascinante. È giusto. È un blurb. Ce l'ho. Non siamo su seri. Charme. Tua mamma Charme. Ma ti pare che aggettivo. Sì, ma era più semplice. Bellezza. Charme. È arrivato dalla Torre Eiffel. Charme Shake. Cambio. Prego, buongiorno. Buongiorno. Lei è? Buongiorno, io sono il padre di Michelino. Oggi la famiglia. Sì. Ma sono io il padre di Michelino. È vero, è lui il padre. No, padre di quello che il ragazzo che c'era prima. Alla fine mi ha scoperto che era suo figlio. Ah, allora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io sono Don Omar. Don Omar. Di quale diocesi? O il cantante? No, diocesi. Ah, è proprio un don lei? Sì, don. Di quale chiesa? Bibano, conosci? Beh, senti Dario. Bibano, in Veneto. E come mai qui? Sono qui perché c'era la Santa Messa in Duomo. Ah. Con tutti i don. Ah, ok. E quindi ha pensato. Posso fare una domanda? Sì. Dio c'è? Sì, ovvio. Diocesi. Qual buon convento la porta qui?
Oh, sei pronto? Sono prontissimo. Generiamo! Parole per Donoma del Lucenzo. Ma vai. Cosa? Vai, inizia tu, vai. La maglia di Blancos. Aspetta, che cosa hai detto? La. Poi? Ma la parola è la maglia! Adesso cazzelo come fai con me. Scusa. Dili giù. Ma non è che... Cioè lui ha detto proprio la parola giusta. Maglia era? Volevo dire quella dei Blancos e bianca. Era facilissimo, sinonimo di t-shirt. Maglia, facilissima. Oh, concentrato, per favore. Non devi usare le parole. Volevo facendo un po' di click in questo video, scusate. Contrario di amaro. Dolce. Notte di culo. Fai così, donna, lei che è abituato. Generation! Uè! Bella! Sei un... Aspetta... Sei, dai. Sinonimo? Di? Pietra. No? No? Sasso. Qual è la parola? Non so dimenticare. Ma? Muscoloso. Masso? Però, aspetta, se uno è muscoloso, quando saluti in palestra, che gli dici? Macio. Ciao macio. Ciao macio. Gli dici uno muscoloso? No, roccia. Roccia. Ma come facevamo? Cosa? Respiri. Punto di domanda? No. Ossigeno. Aria. Respiriamo l'aria. Stavo dicendo ossigeno, no? Generiamo parole per Donoma. Le. Trovi. Sulla. Spazzola. Plurale. Femminile. Fili. Fili. O. Rigidi. Li trovi sulla spazzola. Femminili. Fini o rigidi? Sulla spazzola. E la spazzola è... Ma non sarà quello? Pettine. Origini. Passo. Avrei detto capelli o peli. Ah, perché tu dici ti trovi su... Spazzola, che trovo? Setole. No, non ci sarei mai arrivato. Setole. Allora, però sarà molto umile a dire non ci sarei arrivato. Cosa vuol dire? Generiamo. Contrario di... Ah, cazzo, dove inizia tu, non lo so. Rude. Troppo poco. No, contrario di rude, giusto. Pelle di bambino. Contrario di rude. Liscia. Culetto liscio, si diceva. Sì, ma contrario di rude. Ed era? Delicato. Cioè, ho unito le due cose per aiutare. Ah, il culetto di un bambino. Cosa? Delicato. Eh sì, appunto. La pelle di un bambino è delicata. Non solo il culetto, la pelle. Cosa cazzo state dicendo? Michelino, vieni a mostrare il tuo culetto, per favore. Non lo so come fare. Cambio! Guarda la madre! No, schifo! Siamo bene! Piacere! Lei chi è? Sono il chirurgo plastico... Mamma... Di? Chi? Dillo, vai! Di Kim Kardashian! Mi chiamo Rodolfo Por... Mi chiamo il Wilpato... Ma scusi, ma lei bestemmia davanti a un don Omar? No, il mio cognome, che cazzo ci posso fare? Il suo cognome non le ha mai dato problemi. Sto facendo un rituale satanico. Il suo cognome non le ha mai dato problemi sul lavoro? No. Perché in America, giustamente... In America non vuol dire niente. Non è vero. Mandagliela. No, non bacio. Non fortuna per baciarla con la croce degli altri. Come degli altri? Perché di chi è? Sua. Mia. Cioè. È un detto che si sa da quando. È la tua croce, quella. Anzi, strano che tu l'abbia fatta baciare da. No, baciare il dito, ho baciato il dito. È un baciato. Ho baciato l'anello, siamo mafiosi. Perfetto, dopo esplorazione, perfetto. Cazzi, tu sei lanciato. Proprio le basi quelle. No, ma baciato il dito però. Quindi vai a baciarla con la. Non importa, non è successo niente. La croce di una. Sono ancora vivo. Ma quanto sta andando avanti sta discorso? Generiamo parole senza baciare le croci. Aspetta. Film. Genere. Film. Ancora quello di prima. Giallo. Il maestro è tornato in gaina. Classifica. Bomber. Ma che classifica, capocano di. Ma ha detto marcatore. Cos'è un marcatore? Eh sì, l'ha detto! Di santo! Panicus rebirus! Panicus rebirus totale! Da quando abbiamo attivato sta benedizione? Succedono le cose di. Vabbè, i miei giri stanno durando un minuto! Generiamo! Contrario di solare! Ci sta!
triste. Cos'è? Pronto a leggere la parola. Cos'è? Luna. Sì, ma specificate, cazzo! Stai piangendo! Ma stai piangendo! Cioè, niente! Potrei risolare! Io pensavo... Triste! Io pensavo solare nel senso di persona solare. Io l'avevo capito. Oddio, santissimo. Io volevo andare come... Dove? Marea! Comunque, cioè, il sole non è il contrario della luna, eh. Adesso, porco di cazzo, cioè... Secondo lui sì. Un errore. Uno pari. Generiamo. Foglia. No. Non ci posso credere. Cos'è? È un foglio. No. È una maledizione. Posso iniziare io i giochi? Sì, ti prego. Io me ne vado. Non devi affondare, è un disastro. No, ma che succede? Ma devi fare così. Così? No, devi fare qua, la lanci in su, dietro. Io non posso toccartelo ormai perché siete già maledetti. Esatto. Adesso falla girare. Smettila di ascoltarlo! E rilancio dall'altra parte. E farla tornare dritta. Ok. Vediamo. Uno, due, tre. Ci siamo, era quello. Solo con le cazzate riuscite. Aggettivo per descrivere un persona clown. Ridicolo. Pagliaccio. Bravo. Se avessimo detto ridi, avresti detto pagliaccio? No. Pentola. Verbo. Acqua. Infinito. 100 gradi. Io ve l'avevo detto che era quella roba. Beh, non mi avete ascoltato. Non fa all'inizio. Verbo. No. Non è per niente. Beh, parti tu, che verbo. Scuola. Di? Compiti. Scuola di compiti. Che cazzo di frase è scuola di compiti? Allora, scuola, compiti, casa. Assegno. Un singolare. Compito. Maschile. Casa. Matematica. Ci sei, più di questo non possiamo dirti. Fammi un... No? Sì. Esercizio. Bravo! Sì, sì. Come fa? Era bello, perché... Ti abbiamo tolto tutte le altre possibilità. Sì. Compito, verifica. Scuola di compito. Era una forza esercizio. Sostanza. Chimica. Tossica. Più. Famosa. Maschile. Singolare. Di. Avvelenare. Più di così. Avvelenamento, scusami, ho sbagliato a dirla. Ce l'hai, è quella. Sì, sì. È quella. Topicida. No, non è topicida, è cianuro, no? Topicida. È la più famosa topicida. A me si dice sempre ti do del cianuro, ti capito? Come dice sempre? No, si dice. Quando? Sì. No, per uccidere. No, giustifica, chiedi scusa. Scusa. Cambio! Vabbè, questo è stato un bel giro. Questo però, è emozionante pure. Lei è? Salve a tutti, sono... uno dei neri per caso. Bellissimo. Qual è la canzone? Sentimento pentimento. Quando c'è sentimento. Olele, olele. No. È una maledizione questa. Si è rotto tutto. Oppure tra le corde quella che c'ho. Le ragazze che si chiude le avventure. Capirà. Tu non li conosci neri per caso? No. Se ma i Diregol non te lo ricordi che li imitavano? O anche i fichi d'India? Tigidi? Però sì. Tigidi? Questa sera sono... Neri per caso? Tigidi? Cioè, il nome sì, ma non li ho mai ascoltati. Possiamo finire con questa puttanata? Ragazzi, se volete un piccolo medley, fateci sapere qui sotto i commenti. Generiamo! Copisteria? Perché? Vai, c'è la parola dentro. Vabbè, copi. Non puoi. È copia quella. E trifoglio, andava bene con foglio. Trifoglio. Vabbè, non ci sarebbe mai arrivato. Ma come no? Fotocopia! Copisteria. Ma non puoi. Io questo. Non è tanto se non ci fossi arrivato. Però, se io penso che tu dici una parola che non può contenere quella, non posso manco di fotocopia perché tu hai detto copisteria. Ah, perché tu copisteria associavi a fotocopia. Generiamo! Allora. Uccello. Miniera. Quello è. Non sono messo... Ma hai letto bene la parola? Sì, sì. Non so di cosa stai parlando. Facciamo il contrario. Uccello. Miniera. Gas. Capito?
Ma è troppo difficile così. Cazzo, ma è quello, è l'unico che si sa che fa quello. Se io ti dico un uccello che si porta nella miniera per sentire il gas, qual è? L'erbellino. Sì, l'erbellino, a cagare. Canarino, Sì, ma il canarino è l'uccello che si tiene a casa. Canarino? Sì, canarino, quando lo portavo. Sì, ma non allora, già è difficile la parola, devi semplificargli la vita. L'uccello che tieni in casa è il canarino. Io ce n'avevo due, d'altro. Vabbè, ma ragazzi, ma è conosciuto per come se ti dicessi cioè non so. Il leone che... Il canarino è famoso per quello. Vabbè. Il canarino è famoso per andare in miniera. Ogni mattina una volta quando arrivavano che non sapevano se c'era ossigeno si portavano. Ho capito, ma è una cosa specifica. E come faceva a dire se c'era gas il canarino? No, moriva. Ah! Quando vedevano che non c'era più ossigeno tornavano indietro. Sì, ma è troppo specifica, non è detto che lui la sappia. Ah, potevo saperlo però. Ma non la sapevo, cioè io non lo sapevo. Mike la sapevi? No, vabbè, sei un bravo. Vabbè, a me ma scusa, sarà più semplice dire uccello che hai in casa, scusami, cioè piuttosto che no, però ok, avrebbe potuto dire sì. Questo, però almeno abbiamo imparato una cosa nuova. Preferivo non saperla. Avresti dovuto saperla. Generiamo, contrario? Di? Vero. Falso. Questa non è praticamente semplice. Ragazzo? Che? Bacia? Ragazzo. E? Non so, come vuoi. Gay? Omosessuale? Organo? Testa? Materia? Cervello. Bravo! Proviamo, è difficile. Camion. Contenitore? Benzina. Container. Ma come? Camion, contenitore, benzina, container. Come si chiamano i camion? Dove hanno? Rimorchio. Sì, che hanno rimorchio dove ci metti dentro. Ma è troppo specifico. La benzina. Bulldozer? No. Camion con? Cheese? Cheesecake. La cistella, l'hai sentita? Sì. Ah, ok. Vabbè, ma non è semplice. Ragazzi, io sono nuovo da queste parti. Generiamo! Brufoli? Acne. Contrario? Di? Crudo. Cotto. L'orto. L'orto? Non apprendiamo neanche a queste, sono talmente facili. Divisione? Di? Stato? Vicino? Scisma. Ma come scisma? Lo scisma d'Occidente e lo scisma d'Oriente. Ok, ho capito. Aspetta un attimo. Voglio vedere se la tanto l'hai sbagliato però. Divisione. Di. Stato. Vicino. Stato. Confine. Ah vabbè, così fa schifo però. Ma hai perso? Sì. Cambia! Con chi abbiamo il piacere di interloquire quest'oggi? Marco Rando. Marco Rando? Random. Di cosa si occupa lei? Io sono uno scrittore. Questo è il primo libro, Smart Yoga. Ma l'hai scritto Martina? Martina Rando. Martina, non potevo dire Martina. Ma come hai fatto a leggerlo? Che libro ha fatto? Allora, tutte le posizioni del Kama Sutra, dello yoga, del tantra, del... Aia, porco! Oh, no, ti giuro, mi hai fatto malissimo dopo 100 pagine. Prova a farlo. Oh, no, dai, fa male. Te lo giuro, mi hai fatto male. Fa male. Così tanto? No. Mi hai preso per bene. Giusto, ho preso un brufolo. No, è un brufolo. Allora, così. Qua dentro c'è yoga, tantra e Kama Sutra. E basta. E lo stretching. Quante pagine? 87. 87. Generiamo, vi prego. Contrario di? Finto. Vero. Reale era. Il tuo di falso è bello. Dai, non metterla. No, questa no, questa non vale, ma lascia. Lasciala, vale. Ma non vale. Se l'ho già finito il gioco. Primo, secondo, terzo, quarto. Bravo, sono fortissimi queste. Generiamo. Sinonimo di aggiustare. Infinito. Ce ne possono essere tanti. Continuate. Dopo me ne dici questi tanti. Sì. Quello è. Come volevo dire? Non puoi dire nient'altro. Aggiustare. Basta, non ce ne sono altri. Cioè, che altri ce ne sono? Io conosco così tanti che noi non ce n'è un altro. Ce n'è un altro. In realtà non ne conosco neanche uno. E allora, aggiustare. Per quello che sto dicendo tanti. Cioè, non mi viene in mente. Macchina. Sì. Mettere a posto. Una parola? Auto. No. Aggiustare. Mettere a posto auto, no aggiustare. Verbo. Sinonimo, infinito. Non possiamo dirti altro. O la sbaglio o la passi. Passo. Cosa avessi detto? Non mi viene proprio. Riparare. Riparare. Non è semplice.
Generiamo O. Come O? Con O. Senza. Mollica. Ci infili la cacca. Bambini. Plurale. Pannolini. Io voglio dire ci cagavi da bambino. Vabbè. Frutto di bosco. No. Mirtillo. No. Mora. Ma. Bacchia. Bacchia. Non sapevo se Bacchia. Non sapevo se dirlo singolare o plurale. Bacca. Bacche. E cos'è? Lampone. Lampone. Lampone non è nel bosco. No, sì, non è. Ma è nell'orto della nonna in Sardegna. Sì. Generiamo unità di misura del grado. Clima. Ambiente. Parola. Femminile. Sto per dire una stronzata. No, 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 è quella. Ho paura. No, non è quello, è quello. No, è temperatura. Sì, è giusta. Temperatura, Se avessimo detto Sean Paul, avessi detto temperature. Non siete partiti dicendo temperatura. No, l'unità di misura. Mi sa che volevo dire Fahrenheit. Fahrenheit? Sì. No, unità di misura grado, detto. Meno male. Generale. Ero convinto che non l'avessimo già detto. Sì, come prima parola. La trovi all'interno della sigaretta. Smettila di lottare. Non era tutto. Sono contro i rutti. Prima dipendenza. Se lo fai lo chiedi scusa. Chiedo umilmente scusa. Bigotina. Giusto. Museo degli Uffizi. Nome. Femminile, comune. No, aiutatemi. In altro modo, per piacere. Questa serietà. Mi chiesto l'aiuto. Duomo. Cattedrale. Vittorio Emanuele. Cracco. Galleria. Grazie. Lo usi per farti stare meglio. Raffreddore. Tosse. Macchinetta. Inalare. Aerosol. Sì. A fare ma ci serve l'aerosol. Non è facile. Ti può dare alla testa. Celebrità. Femminile. Tipo mangiare. Ma che cos'è? Cosa? Cioè un aggettivo, cioè, aiutatemi in quel modo. Boh. Che è? Sostantivo, nome. Nome. Tipo dare alla testa, celebrità tipo mangiare. Pensa, tipo mangiare è un gioco di parole. Sì. Tipo dare alla testa, celebrità. Cosa ti può dare alla testa? Tutto. Devi pensare bene alle parole però. Tipo. No. No. Soldi. Alcol. Celebrità. Celebrità. Conosciuti. Conosciuto. Walk. Notorietà. Fama era. Ah, vabbè. È uguale. È stato un parto sempre peggio, ragazzi, sempre peggio. Ragazzi, concludiamo qui. Non so se abbiamo fatto meglio o peggio, sinceramente. Questa la metto nelle top 3 peggiori. Addirittura? Sì. Però è stata una delle più divertenti. Una delle più divertenti, abbiamo sentito, abbiamo pianto, ci siamo fatti male. Tutti seri, abbiamo. Ragazzi, grazie per averci seguito in questa, fai così, intrepidante. In questa intrepidante puntata di Reazione a Catena. Noi come sempre vi salutiamo, vi ringraziamo e speriamo di tornare come sempre più forti di prima. Adios e hasta luego.